esordiscono con un romanzo, come se ci fosse una sorta di filiazione, no? Partire da qualcosa di più piccolo, ma non necessariamente più facile, come un racconto, che comunque un lavoro che ti insegna soprattutto la disciplina e la pulizia del dettato, dello sguardo e dell'idea, però che comunque per la sua brevità ti permette di lavorarci molto, no? Senza dover impazzire. Per poi da questo primo elemento, uno stato, passare al successivo e provare a produrre qualcosa di più organico, di più ampio, con un respiro, un passo più alto. Una cosa che ho notato dal passaggio, dai suoi racconti, alla luce perfetta del giorno, perfetta e discreta, invece la terza, tutta la luce, è che c'è stata un'evoluzione anche nel suo racconto dell'economia delle cose. Era più franca, più frantumata, la paratassi, la sintassi era molto più secca. Quando invece ho letto il romanzo, la prima cosa che ho notato è che questa scrittura si è diventata più fluida, è come se il passo proprio di ogni singola frase si fosse allargato. La verità vera è che trovo difficile parlare di questo libro. È stato più facile parlare del vero. Quindi la vera risposta è non lo so, non saprei risponderti, però cerco, provo. Quando sono passata dai racconti al romanzo, ho avuto la percezione che quello che il racconto escludeva, cioè l'essenziale, nel non strettamente necessario, il romanzo invece lo ricomprendesse in sé. È solo apparente questa cosa, perché anche un romanzo comprende in sé soltanto ciò che è necessario. Però il romanzo si distende in un altro modo, e ti concede di guardare, annotare, raccontare cose che in un racconto non potresti mai raccontare, cioè le vorresti raccontare, magari le hai raccontate, ma in fase di riscrittura le hai dovute cancellare, perché non ci stavano, semplicemente. Invece il romanzo ti perdona il mantenimento in vita di queste cose e ti dice: no, guarda, io sono un romanzo, abbiamo tanto tempo, puoi anche raccontare delle cose che apparentemente non sono. Che è molto interessante, perché ti porta a cancellare delle cose che ci starebbero come senso, ma non ci stanno più in più. Però avevo molto più spazio, quindi i versi contavano più lungo, ed è stato bello così. Poi non lo so, penso che quella possa essere una risposta, però c'è proprio questa visione di uno spazio molto largo. Gente che fa colazione. E poi nel romanzo italiano mancava questa cosa qua, c'è sempre l'idea di dover raccontare qualcosa, o un plot forte, o se non c'è un plot particolarmente forte, però di raccontare altre cose. Invece Elena, con un'assoluta mancanza di pudore anche, ha riscattato il dilemma, cioè ci ha fatto capire quanto tempo passiamo, cioè passano un sacco di tempo in casa. Secondo me questa cucina è anche quello che ci si vuole, cioè lo spazio della donna nella stanza, un po' la cucina. La camera, lo spazio del femminile, praticamente ci si può parlare. Ma allora, intanto, per chi non avesse letto il libro, cioè praticamente nessuno, trovo che il libro tenga insieme due aspetti. Uno è quello di cui parlavi tu, e l'altro è invece un libro in cui accadono un sacco di cose, anche violente. Per cui sì, non è un romanzo minimale. Non è minimale, non è strettamente femminile, per come noi immaginiamo, sempre per come noi immaginiamo, i libri definiti femminili o al femminile. Nel senso che accadono un po', io sono fierissima di quelle pagine sulla caccia, per esempio, perché a un certo punto uno di questi uomini, che ci sono, compaiono poco ma ci sono, racconta ai suoi amici cosa bisogna fare quando si va a caccia. C'è un ragazzino che si spara con un fucile da caccia, c'è una ragazza di 18 anni che scappa di casa
70 per unirsi con una sorta di setta pseudo religiosa. Quindi ci sono cose, c'è un po', ci sono alimenti. Vi leggo proprio la prima pagina fino a quando non compare Matilde, che è la protagonista del romanzo. E dice così: la prima volta all'inizio è un tardo pomeriggio di ottobre. La luce è un orlo rossastro, un lembo di cielo spoglio all'orizzonte contro cui premono nuvole scure e pesanti. Il posto si chiama Croci ed è molto diverso adesso da come era allora. Un piccolo centro abitato circondato da boschi e da campi di gran turco. Ora fra i boschi ci sono tre supermercati, un grande negozio che vende computer, un colorificio a due piani, un paio di fast food e un video noleggio con distributore automatico. Un rivenditore di automobili usate lungo la strada statale in uno sventolio di bandiere. Un elegante complesso sportivo fiorito intorno alla vecchia piscina coperta, bar e ristorante con vetrata panoramica che dà sui campi da tennis, intorno ai quali matura il gran turco e l'unico rumore è lo schiocco delle palline colpite dalle racchette. L'edificio che accoglieva le scuole è stato ricostruito e ampliato, blocchi di cemento aggrappati al fianco di una collina, grandi finestre che brillano alla luce del sole nelle brevi e caldissime estati e un ampio parcheggio. Vecchie cascine cadenti sono state ristrutturate, trasformate in agriturismi, con tralci di glicine dipinti sui muri, ruote di carro e aratri in legno esposti accanto ai cancelli. I residenti li conoscono appena e ne parlano con sufficienza, roba per cittadini, sebbene quasi tutti lavorino in città e percorrano due volte al giorno la strada statale che serpeggia fra i boschi. Oh, ma questo non fa differenza, dal momento che sono passati più di 30 anni. E di certo Matilde Luisa Nisi non sta pensando affatto ai cambiamenti che il posto subirà nel corso del tempo. Non riesce neppure a immaginarli, non ora, mentre il vento freddo le scuote le falde del cappotto e le pizzica il naso. E lei socchiude gli occhi, spinge una ciocca di capelli castani dietro l'orecchio e si appoggia alla portiera dell'automobile in quel tardo pomeriggio di ottobre. Che vengono descritte, io che cioè, ci conosco, e quella descrizione lì è una descrizione tecnicamente magistrale, quindi probabilmente applicare in quel senso, perché non sono tanti più che possono essere. Potremmo parlare per un sacco di tempo di quello ficcato lì all'inizio, messo in bocca a chi, a che appartiene, quello è cioè, il bellissimo Flaubert, forse. Cioè il Flaubert che a un certo punto nell'inizio di Madame Bovary inizia con noi che poi scompare, no? Cioè non penso che ci siano tematiche italiane, non penso che ma neanche un immaginario ormai. Voglio dire, nel posto in cui vivo io c'è il fast food, c'è il discount di computer, c'è l'agriturismo dietro l'altro. No, dovete sapere che lei vive a Croci, tra l'altro. Esattamente, io esattamente. È il suo quindi posto. Però insomma diciamo. No, dai, mi intendo, il grande romanzo italiano come. Adesso per esempio sto pensando a due ragazzini, è vero, e sto pensando a un padre che impazzisce. Sto pensando a cosa succede quando un padre ha due figli molto piccoli. E poi lavorato così per eliminazione, per ripulitura. E quindi si passa dal 69 al 72, all'interno di ciascun capitolo ci si muove esattamente in quel modo. Il capitolo inizia quando quello che è il cuore di quel capitolo è già successo e poi si torna indietro, poi si va avanti. Insomma, qui c'è un segreto, perché non sapendo dall'inizio se sarei riuscita a finirlo. No, lo devi dire. No, pensavo, io qui ogni fine capitolo la devo fare bene. Visto che potrei anche non andare più avanti, io intanto questa la faccio proprio. Sì, come si chiudono fosse, un po' come un racconto. Come se fosse. Però non sono racconto. No. Anche se sono molto. Perché ci sono queste grandi liste. Quindi sono molto. Domande, ma proprio. Il lavoro di uno scrittore. Cioè. Hemingway scriveva in piedi e correggeva seduto. Sì. C'è uno scrittore sardo che scrive di notte con un bottiglione di vino. Vabbè. Quando ha finito, sei quello che penso io. Quando ha finito il bottiglione di vino, ha finito di scrivere. Sono metodica, per cui dopo una sana passeggiata, lavoro diurno, mai notturno, mai serale.
lo studio è fatto così, c'è una scrivania con delle tazze di caffè vecchio su cui si forma, ed è interessante però la penicillina e la cosa vende? Beh, ah, non perché allora uno la guarda, la studia, quindi la tazza di caffè posa cenere, sigaretta accesa, che per cui la cenere cade sulla tastiera del computer, quindi ogni due minuti devi fare e fai andare via la cenere, lavoro tutta la mattina, mangio, mi rimetto al lavoro e stacco verso le 4, timbro,